Buongiorno a tutti, sono Bruzzagli Roberto, sono nato a Montevarchi in provincia di Arezzo, Toscana, la città dove attualmente risiedo, il 29 marzo 1968, quindi ho 52 anni e sono qui per questa intervista. Quindi io non ho frequentato l'asilo, ho iniziato direttamente la scuola elementare che è a 300 metri da qui. E come veniva vissuto il momento della consegna della pagella? Ma bene, bene, perché io ho sempre parlato con i nonni, gli ho sempre detto tutto, sia nel bene che nel male. Quando le cose andavano bene, ma gli dicevo anche quando andavano male, anche per colpa mia. Quindi loro sono sempre stati informati della situazione. Io ho sempre fatto campi estivi. No, no, è vero, è vero. Non andavo al mare, però campi estivi i miei mi ci avevano sempre segnato. Campi estivi, in particolar modo in quella che qui da noi è definito in montagna, anche se poi montagna non è. Sempre il bellissimo ricordo che alle 16:30 uscivamo dalla scuola e correvo a casa perché mi stava aspettando la fetta di pane con la Nutella che nonna mi aveva preparato, e alle 5:05, alle 17:05, se non ricordo male, iniziava Heidi, cartone animato Heidi, e quando finì la serie di Heidi, gli anni successivi iniziò Remy. Alle elementari, sì, è vero, c'era l'obbligo del grembiule, avevamo un grembiule nero, se non ricordo male, con bavaglio con colletto bianco e fiocco blu per i maschi, grembiule bianco, colletto bianco e fiocco rosa per le femmine. Alle elementari, questo per la mattina. Il pomeriggio, facendo il tempo piano, eravamo esentati da portare questo grembiule, se non ricordo male. Poi per le medie e superiori, vestiti casual normalmente, come si va vestiti normale.